E allora eccolo qui il protagonista, amici di Como Caffè, della puntata di oggi, cioè Capitan Acciaio in Piazza Volta a Como. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno capitano, come va? Tutto bene? Tutto bene. Il nuovo supereroe, diciamo così, del riciclo, giusto? Esattamente. Spieghiamo il significato vero della manifestazione di oggi. Supereroe del riciclo degli imballaggi in acciaio. Bravo capitano, bravo. Perché la città di Como si è distinta per appunto la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Noi stiamo sensibilizzando il cittadino comasco, spiegando, se non lo sa, che l'acciaio è un materiale che si ricicla al 100% all'infinito, quindi differenziandolo correttamente. Vogliamo vedere il capitano acciaio. Anch'io sono stato riciclato, differenziato e riciclato correttamente. Esattamente. No, dicevi giustamente, si ricicla questo materiale, no? Ricicla al 100% all'infinito, quindi se differenziato correttamente può essere riutilizzato, riciclato per produrre nuove cose, portarle a nuova vita, per esempio delle panchine, dei telai delle bici. Esatto, delle abbiamo visto anche le biciclette, per esempio, si possono fare tante altre cose. Queste alle nostre spalle sono delle opere d'arte realizzate da un artista di Torino che si chiama Massimo Sirelli, che prendendo spunto dalla sua passione, che sono i robot, prendendo degli imballaggi in acciaio da riciclare, come dei barattoli, dei coperchi, dei tappi corona, ha realizzato questi robot, e quindi anche questo è un uso o un riuso creativo che si può fare appunto con gli imballaggi in acciaio. Decisamente sì. Allora capitano, per chiudere fai un appello e rivolgiti ancora ai comaschi, ai cittadini comaschi, già virtuosi, va detto, però possono fare ancora meno. Certo, assolutamente, non c'è bisogno assolutamente di una maschera o di un costume, se differenziate correttamente gli imballaggi in acciaio ognuno di voi può dire anch'io sono Capitan Acciaio. Va bene, allora dopo Capitan Acciaio, l'altro protagonista è il Consorzio Ricrea, buongiorno ovviamente, buongiorno, e hanno fatto i complimenti al Comune di Como allora, giusto? Certamente. Siete qui oggi proprio per premiare il Comune. Per premiare i risultati che hanno ottenuto nella raccolta degli imballaggi in acciaio, sicuramente. È un bel risultato. Hanno delle performance migliori rispetto a molti altri comuni, per cui è giusto evidenziare questo risultato e dargli un premio per il Capitan Acciaio, che è molto ambito. Si portano a casa questa statua qua. Assessore, fuori dal comune la metterei. Assessore, piace molto. Infatti, giusto. Allora, assessore Galli, effettivamente è bello. Dicevo che già ieri sono venuto un po' a curiosare, un po' così, di nascosto, ho guardato. Bello, e poi moltissime persone che si fermano, incuriosite. Lo trovo veramente una bellissima iniziativa. Sono contento di averlo ospitato poi siamo stati anche bravi. Esatto. Quindi va detto che i comaschi, assessore, bravissimi, hanno recepito in pieno questa cosa. No, su serio, parlando seriamente, trovo che sia veramente una buona cosa, finalmente, un buon risultato, no? C'è qualcosa di cui virtuosi. Esatto. Con l'acciaio andiamo bene. Perfetto. Aprica, cosa Aprica, dice? Beh, noi sicuramente siamo soddisfatti. Visto che voi vi occupate della raccolta. È un buon risultato che si inquadra in un risultato generale buono di differenziata. Percentuali di differenziata, esatto, intorno al 70%, che sono ai livelli migliori italiani e anche europei. Se guardiamo ai paesi scandinavi, quei paesi lì sono tutti intorno al 70, 71, 69, quindi insomma quando sei intorno a quei livelli lì c'è da essere soddisfatti. Al top. Quindi un ringraziamento ai cittadini sicuramente, e poi alla collaborazione con l'amministrazione con la quale lavoriamo da anni. Molto bene, allora io direi che chiudiamo con uno dei responsabili appunto del Consorzio Ricrea per sentire che cosa dice ancora i comaschi. Abbiamo detto con Capitan Acciaio, bravi, 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 si può fare ancora meglio. Si può fare sempre meglio, sempre sicuramente. Meglio, bravo. Gli imballaggi in acciaio come vanno raccolti insieme al vetro, per cui scatolette, barattoli, bombolette, tappi corona, metteteli nel bidone verde del vetro, e questi verranno poi avviati a riciclo grazie ai nostri operatori che su tutto il territorio lavorano il materiale e consegnano in acciaieria. È tutto, grazie, buona giornata. Buona giornata. Ciao. Buona giornata. Amici Colla di Acciaio, siamo nella città di Como per premiare gli attori che contribuiscono alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Il primo attore da premiare è il cittadino, e quindi premiamo l'assessore Marco Galli. Buongiorno, grazie. Bello questo premio, finalmente un premio con un riconoscimento vero per un'azione buona dei comaschi, siamo virtuosissimi, ne sono fiero e orgoglioso. Colgo l'occasione anche per ringraziare Ricrea per questa grande iniziativa e Aprica per il lavoro fatto insieme. Grazie.
Quindi insieme a Luca Mattoni del Consorzio Ricrea andiamo a premiare la città. Sì, la raccolta differenziata fatta a Como degli imballaggi in acciaio consente di portare al riciclo oltre 300 tonnellate all'anno. Questo grazie allo sforzo compiuto quotidianamente dai cittadini e da un'amministrazione attenta alle tematiche ambientali. E per questo è un piacere premiare l'assessore Galli. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Capitano d'acciaio. Grazie. Grazie. Raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio che non sarebbe possibile se non ci fosse il lavoro di Aprica, gruppo A2A, qui nella persona di Marcello Milani. Sì, un premio che ci fa molto piacere, 300 tonnellate sono un bel risultato, il merito va soprattutto ai cittadini e all'amministrazione, ma ci piace poter dire di aver contribuito come società che si occupa della raccolta. La quantità ma anche la qualità della raccolta differenziata dipende molto dal servizio che viene offerto al cittadino. Sappiamo che Aprica si impegna quotidianamente in questo senso, per questo è un piacere premiare il signor Milano. Grazie. Grazie a voi. Riciclo degli imballaggi in acciaio che non sarebbe possibile se non ci fosse anche il lavoro di Roni SRL, quindi premiamo Stefano Bulgheroni. Noi siamo la società che ormai da 20 anni siamo associati Ricrea e siamo le società che tratta il materiale in modo tale di avere un prodotto finale per l'acciaieria e la fonderia e quindi chiudere il ciclo e destinarlo come materia prima in pratica alle acciaierie e fonderie. Sì, con Roni collaboriamo da più di 20 anni, vivendo alle volte i momenti un po' difficili ma anche grosse soddisfazioni per aver portato a riciclo tante tonnellate di imballaggi in acciaio presso le fonderie e acciaierie italiane. Questo ha generato dei vantaggi aziendali sicuramente, ma anche dei vantaggi ambientali a favore di tutta la collettività. E per questo è un piacere premiare Stefano. Ringrazio. Siamo con Luca Mattoni di Ricrea. Allora Luca, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il riciclo imballaggi di acciaio. Partendo magari chiaramente da Como, abbiamo visto che Como è brava, è valida, però come sta andando? Come brava è migliorata molto, nell'ultimo biennio ci sono delle percentuali che sono incrementate molto e questo ci ha permesso di raggiungere a livello nazionale delle ottime percentuali di riciclo. Abbiamo raggiunto il 78% di imballaggi riciclati e questo è il tasso di riciclo più alto della storia del consorzio. Quindi sì, siamo a livelli veramente importanti. Siamo quasi al 100%, ci dobbiamo arrivare, dobbiamo lavorare ancora di più, per questo chiediamo il contributo di tutti i comaschi e per questo siamo qui oggi per cercare di sensibilizzare ancora di più i cittadini. Sì, perché sono magari anche, correggimi se sbaglio, quei piccoli gesti quotidiani che costano pochissimo, sì, ma che possono fare la differenza, è giusto dire questo? Fanno la differenza senz'altro, perché messi tutti insieme vuol dire accumulare un sacco di quantità. Ricordiamoci che ci sono diverse tipologie di imballaggi che possono essere riciclate. Ricordale pure. Scatolette, barattoli sono quelle che utilizziamo maggiormente nelle nostre cucine, ma anche i tappi corona delle bottiglie, le capsule per i vasetti di marmellata, giusto, le bombolette spray, sono tutti imballaggi che possono essere riciclati conferendoli nel bidoncino verde insieme al vetro. Grazie Luca. Grazie a voi. Quindi cittadini comaschi, mi raccomando, non c'è bisogno di una maschera o di un costume, facendo la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio correttamente anche voi potete dire anch'io sono Capitan Acciaio. Ricicliamo, vogliamoci un po' di bene. Grazie, ciao.